La decima giornata di campionato di promozione Girone A offre la scoppiettante sfida tra Parese e Taggia. La squadra di casa viene da una brutta caduta con la capolista Albissola e vuole tornare al successo. Il Taggia, squadra rivelazione del campionato invece, vuole continuare la rincorsa al secondo posto, sperando anche in uno stop del Borzoli. Mettiamoci comodi e godiamoci questa super sfida. Pallone rinviato, la palla arriva a Massa che prova dalla distanza, blocca senza problemi D'Arcole. Parte Puggioni, un buon tiro e sblocca la partita Puggioni. Grande conclusione, finisce nell'angolino basso, non può niente D'Ercole e la prese, passa avanti al 20° del primo tempo. Servito Fedri, Carrus, palla di ritorno, il pallone fuori di un niente, incredibile occasione ancora per la Praese che non molla e cerca il raddoppio. Anzione parte proprio Gerardi, prova il tiro direttamente in porta, la palla è buona e blocca dopo una serie di battute Caffieri. Attenzione Tarantola, la prova a mettere in mezzo, rischiosissimo qua l'intervento di Panizzi. Attenzione Palagano, riesce a recuperare un buon pallone, poi forse esagera, ripala ancora sui suoi piedi, è un palo clamoroso di Palagano, scusate il gioco di parole, incredibile giocata del numero 11, sfiorato il doppio vantaggio per la Praese. Passiamo al secondo tempo con la ripresa del montaggio a cura di Mattia Ciafardo. Tarantola, il pallone passa, attenzione perché Prevosto contro Caffieri, Prevosto chiuso da Sacco incredibilmente, poi non è finita perché Colavito la mette in mezzo e non ci arriva Asconio. Calcio d'angolo per il Taggia che si può fare ancora pericoloso, Tarantola la mette in mezzo, lo stacco di Di Fuccia, va Puggioni della bandierina, palla in mezzo, buona, arriva l'incornata vincente di Sacco ed è 2-0 Praese. Si mette sui binari giusti della squadra di casa la partita e adesso sarà veramente difficile per il Taggia ribaltarla. Parte la punizione, Tarantola prova direttamente in porta, il pallone che si abbassa all'ultimo, pericolosissima la traiettoria del tiro, ma niente da fare ancora per il Taggia. Attenzione, doppia ammonizione per Gerardi che dopo le proteste e dopo aver scacciato il pallone si guadagna il secondo giallo di questa partita e allora il Taggia adesso è in 10 e sarà veramente difficile cercare di ribaltare questa partita con l'uomo in meno e due gol sotto. E finisce così a Praese batte Taggia 2-0 tra il tripudio dei tifosi di casa. Bella partita tra due compagini ben organizzate difensivamente. Brava la Praese nello sfruttare le poche occasioni che capitano. Male il Taggia che non riesce ad agganciare al secondo posto.